Sono Selenia, sono qua con Cristina. Ciao. E parleremo di esoterismo. Sì. Cristina sarà una persona importante per questo podcast perché è l'esperta in materia, colei che ci può raccontare tante cose, può anche ad andare a nutrire la mia sete di sapere. Sì. Sono felice di essere qua con te, Cristina. E io altrettanto tantissimo e sono felice soprattutto di poter parlare di esoterismo, che è un tema un po' mal visto da tante persone, che si ammanta un po' di superstizione e paura, invece è una cosa estremamente chiara, limpida, e quindi più che volentieri approfitto per parlarne con te. Cristina, rispondimi a questa domanda generale, poi andiamo nel dettaglio. Cos'è l'esoterismo? Allora, la parola esoterismo, partiamo proprio dalla base, deriva dal greco esoteros, che significa interiore. Quindi non è altro che la ricerca interiore, personale, un po' difficile e misteriosa, ma del vero io animico di ogni persona, quindi dell'interiorità di chiunque di noi. È sempre stato visto come un discorso segreto, ma perché dell'esoterismo difficilmente se ne può parlare, ma non per elitarismo o per snobismo o per segretezza, ma proprio perché mancano le parole. È una cosa della quale bisogna per forza fare esperienza per poterla vivere. È difficile descrivere la sensazione che si ha nella ricerca e nel trovarsi di fronte a noi stessi, al nostro lato spirituale. Anche quindi, il timore, quindi. Un timore reverenziale, perché ci sono cose di noi che tendiamo a sotterrare sotto la sabbia, che tendiamo a non ammettere neanche a noi stessi. E quindi è molto difficile, a volte può essere doloroso, a tratti anche drammatico, perché ritrovarsi faccia a faccia con le nostre personali problematiche può essere veramente molto difficile, ma è un percorso necessario per chi sente di avere una lacuna, una mancanza, una voglia, un qualche cosa che manca alla propria vita. E che origine ha l'esoterismo? Quando è che nasce e perché è nato? L'esoterismo non è mai nato, diciamo così. Rimanda tantissimo ad Aristotele, le grandi scuole filosofiche, i grandi saggi, ed è sempre stato studiato in maniera anche un po' criptica, non so, mi viene in mente i libri ermetici di Ermete Trismegisto, quindi Dio Tot per gli egizi, dopo di lui poi i grandi alchimisti con questi Liber Mutus, dove c'erano soltanto delle figure che ognuno poi doveva decifrare un po' a modo suo. Gli alchimisti non hanno mai rivelato il fatto che dietro la pietra filosofale ci fosse proprio solo ed esclusivamente una ricerca interiore personale, quindi il vitriol, eccetera. Ma poi ancora dopo i grandi maghi del caos, i grandi maghi telemiti e tanti altri personaggi che hanno aiutato a far conoscere e a divulgare l'esoterismo e la magia, perché poi alla base di tutto c'è proprio un discorso magico, proprio la magia della vita. Comunque è insito dentro ognuno di noi questo desiderio, secondo me, anche il timore di mettersi a nudo, perché è come trovarsi nudi di fronte ad uno specchio e guardarsi realmente per come si è. Esattamente, è esattamente così. Però purtroppo non è un discorso uguale per tutti. Diciamo così, viviamo in una società, anche in un periodo storico molto particolare, in cui ci sono stati tolti un po' i sentimenti, siamo un pochino annichiliti, siamo un pochino confusi e abbiamo come innalzato dentro di noi un muro, una barriera, dietro il quale abbiamo nascosto proprio la nostra sensibilità, la nostra magia, il nostro sentire in maniera superiore. Quindi non è proprio per tutti il voler buttare giù questo muro e andare a vedere chi siamo veramente e che possibilità abbiamo anche di consapevolezza, di sviluppo della nostra consapevolezza e anche di coscienza, di sviluppo della coscienza e della vera volontà. E l'esoterismo è il buco nel muro, cioè è il creare un buchino e dire: ma forse
c'è qualcosa di più. Forse la mia parte animica è profonda ed è importante tanto quanto la mia parte estetica, se pensi a quanti soldi spendiamo per estetiste, parrucchieri, eccetera, e quanto poco investiamo invece nella ricerca di una consapevolezza superiore. Anche per la cura dell'anima. Esattamente, che è forse invece la parte più importante da curare. E purtroppo invece questa società ci ha un po' tolto il voler sentire, ci ha un po' addormentati anche con la grande diffusione della tecnologia, quindi noi siamo un po', viviamo un po' incastrati a metà tra ciò di cui abbiamo bisogno, ciò di cui crediamo di avere bisogno, e questi bisogni soddisfatti continuamente, ma poi in realtà sono i veri bisogni che abbiamo? Lasciano solo un grande frustrazione. Ma secondo te le persone come possono avvicinarsi a questi percorsi? Come possono arrivarci? Allora, le grandi tradizioni iniziatiche, alla base tutte quante, hanno la meditazione, perché è la via più semplice per entrare in connessione con noi stessi. È molto difficile inizialmente, quasi tutti quando approcciano alla meditazione dicono no, ma io non riesco, no, ma a me non riesce a meditare, no, io mi addormento, no, io mi agito. E quindi capisco che è molto molto difficile cominciare, però bastano anche veramente pochi minuti ogni giorno con costanza e piano piano ci si stupisce di come poi venga invece naturale entrare in una sorta di pace interiore, una sorta di bolla, di spazio sacro solo nostro, dove siamo in contatto proprio con noi stessi e con il nostro vero io, con la nostra spiritualità. Quindi la meditazione è alla base di tutto. Poi naturalmente ognuno può essere attirato verso forme magiche differenti, no? Chi può piacere appunto la magia del caos, quindi i sigilli, il creare dei servitori e lo studio di catap e di altre cose più moderne. Poi ci sono invece le persone che apprezzano più il lato filosofico e quindi veramente ancora i libri ermetici, i libri degli alchimisti. Io credo che sia giusto conoscere un po' tutto, quindi fare un po' come a scuola, no? Avere un'infarinata, un po' di tutto e poi decidere la strada, la via iniziatica da intraprendere. E tu come hai iniziato il tuo percorso, se mi permetto, mi permetto di farti questa domanda. Permettiti pure, assolutamente. Perché è importante secondo me anche per chi ci ascolta capire come arrivarci. Tutti ci si arriva in maniera diversa, però una strada comune secondo me esiste in questo mondo. Sì, semplicemente io sono sempre stata molto curiosa. Anche fin da piccola, ma proprio ricordo forse alle medie, ecco, ero veramente ancora una bimba e già dicevo no, mi sentivo che c'era qualcosa di più che potevo capire, qualcosa di più di me stessa che potevo dare, qualcosa di più che potevo anche capire e carpire negli altri. E sono sempre stata attirata dalla comprensione dell'animo umano. Ritengo una persona estremamente empatica da questo punto di vista, perché ho un po' la presunzione di sentire le altre persone e mi piace tantissimo sentire le altre persone e mi considero un po' una guaritrice da questo punto di vista, perché saper ascoltare gli altri è un'altra cosa difficilissima che nessuno ha quasi più il tempo di fare o la voglia di fare. Siamo tutti molto concentrati su noi stessi, sui nostri problemi, sulle nostre carenze materiali e non, e poco ci importa se il vicino di casa ha avuto un lutto, una difficoltà, quasi non lo conosciamo, non ci interessa. No, ne abbiamo anche troppo per i nostri, senza stare a sentire quello degli altri. Questo è un po' il mantra, sì, che si sente generale. In giro, generale. E quindi così mi sono avvicinata a questa cosa, alla meditazione. E da lì è iniziato un percorso comunque molto, sì, più ampio per quanto ti riguarda. Anche perché quando sei nella vera volontà, nella tua vera volontà, e io ci punto tanto il dito sulle parole vera volontà, l'universo ti spiana sempre un po' la strada, ti accadono cose anche per caso, camminando, simboli, persone, incontri che ti fanno capire che stai perseguendo il giusto.
Quindi basta anche ascoltare quello che ci accade, guardare quello che ci accade, tantissimo, cogliere particolari, sì, questo caso che non esiste, lo dico sempre, riporto sempre, sì, questo, perché anche il fatto che ci siamo riviste e da lì dopo è nato, tanti anni, dopo tanti anni, il desiderio di, sì, di creare questo nuovo podcast dal titolo Pane e Vitriol, sì, che è veramente l'essenziale, perché il pane è la cosa che nutre la pancia, quindi ne abbiamo bisogno. Pensa a cosa c'è dietro la lavorazione del pane, il tempo, sì, che perdi, quello che dai impastando è meraviglioso, ti metti proprio in contatto, secondo me, io con te stessa. Io non sono capace, però apprezzo tantissimo chi fa quel lavoro, perché veramente nutre le persone, cioè gli toglie lo stimolo della fame, così che possiamo concentrarci sull'altro. Sull'altro tipo di pane, appunto, il vitriol, che invece serve per curare l'anima, che è altrettanto importante. Quindi pane e vitriol è proprio l'essenziale per il corpo e per lo spirito. Ho un'altra domanda da farti, perché un po' di timore ce l'ho anch'io ad affrontare determinati argomenti. Cos'è che fa così timore quando si affronta il discorso dell'esoterismo? Secondo te è proprio solo la paura di trovarsi di fronte a se stessi, o c'è qualcos'altro, retaggio culturale dato da... perché è un argomento importante, quindi anche fuorviante per alcuni. Sì, purtroppo tutto ciò che è esoterico è stato ammantato dal fango della superstizione, della paura. Poi le donne che si avvicinano all'esoterismo sono viste come streghe, tra bruciate virgolette, immediatamente sul rogo. E quindi noi viviamo purtroppo... questo connubio, no? Una cosa esoterica è il male, è il satanismo, è la follia delle sette segrete, è la follia dei sacrifici, la follia della stregoneria, del malocchio. Quindi no, l'esoterismo non ha niente a che vedere con tutto questo. Purtroppo l'istituzione religiosa, è quello che è da dire, ha messo in piedi tutto un meccanismo, ma nel corso degli anni, cioè parliamo dal Sacro Romano Impero, dalle crociate e avanti, dal Gregorio che fece la lotta al paganesimo, no? Hanno messo in piedi questa cosa per evitare che le persone probabilmente si concentrassero sulla loro parte divina, prendessero coscienza di loro stessi realmente, perché in realtà l'uomo è quanto di più vicino al divino possa esistere ognuno di noi, e quindi hanno preferito queste potentissime istituzioni il veramente l'oblio, prega, chiedi a qualcuno di salvarti, stai lì in ginocchio che poi c'è la promessa di un mondo fantastico dove sarai ricompensato, eccetera. L'esoterismo non ha niente a che vedere con tutto questo, non ha niente a che vedere con il satanismo, non ha niente a che vedere con la stregoneria, col malocchio e quant'altro. È proprio l'esatto contrario, è la ricerca della luce, non è la ricerca delle ombre, dei demoni, dei diavoli, eccetera. Purtroppo le persone che si sono interessate nel corso dei secoli alla ricerca interiore sono state perseguitate, bruciate, e i roghi sono stati parecchi, specialmente appunto come dicevi prima per noi donne. E tuttora c'è una sorta di caccia alle streghe, anche se in maniera un po' più blanda, chiaramente non si accendono. Ti additano ora per, sì, quella stramba che, esatto, ti occupi di cose un po' strane, sì, poco chiare. Sì, però ecco, è una cosa che si può sopportare, no? Finché non ci deportano un'altra volta nelle segrete del castello. Che non si ripete, la storia si ripete. Esatto, possiamo sopportare e andare avanti. Andare avanti nella ricerca personale. Quindi sì, esoterismo significa una ricerca personale. Personale, sì, di anche chiarificatrice, sì, una rimettersi in profonda, rimettersi in contatto con la vera natura, trovare la nostra magia interiore. E la magia alla fine cos'è? Non è altro che il riuscire a vivere in conformità alla nostra natura. Questa è l'unica magia vera nella vita, riuscire a vivere con quello che siamo realmente, riuscire a sfruttare al massimo le nostre doti, le nostre capacità, che tutti, chiunque abbiamo, e vivere in conformità con esse.
Quindi a questo punto c'è quasi da dire, da consigliarlo a tutti, di intraprendere questo percorso se realmente si sente il bisogno, il desiderio, quando si sente il desiderio di cambiare qualcosa della propria vita, probabilmente si è vicino a un cambiamento, che può anche prendere questo indirizzo. Sì, a tutti non lo so, nel senso che bisogna essere ho esagerato a tutti, perché poi dopo io mi rendo conto che anche quando ne parlo con le persone così non sempre sono ben vista e non sempre tutti sono pronti, diciamo che pochi sono pronti per questo. Però chiunque ne senta il bisogno è giusto che provi a fare questa cosa. È un po' come la patente, no? Tutti la prendono, poi c'è quello che sa guidare e quello che mi trovo sempre davanti io, che non sa guidare. Ce l'hai guidare. Qui di fronte ora, una che non sa guidare, che è riuscita per miracolo a prendere questa patente. No, speriamo il percorso così di scoperta di me stessa di andare un po' meglio rispetto a come guido, perché semmai è un guaio. Però ecco, è un percorso, non è per niente facile, è un discorso in cui ci si deve mettere molto in discussione, quindi dico non proprio per tutti, perché non tutti forse hanno le capacità poi di reggere e di affrontare anche il vitriol, che è la parte forse più complicata, la prima parte, il primo step è quello più difficile. Quindi siamo state qua, abbiamo spiegato cos'è l'esoterismo, diamo il prossimo appuntamento per la prossima puntata, approfondiremo un altro argomento. Il vitriol, parleremo del titolo del nostro podcast. Sì. E grazie a tutti, grazie Cristina. Grazie a te. Grazie.